Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in un mio nuovo video. Come avete potuto vedere dal post di domenica, il mio ultimo acquisto è stato il libro di Gaia, di Basic Gaia. Nel frattempo io mi trucco. Intanto voglio dirvi che finalmente ho lavato la maggior parte dei pennelli. La maggior parte sono ancora, diciamo, quelli che utilizzo di solito. Tutti i giorni non ho avuto ancora modo, ma una buona quantità. Perché ho fatto questo acquisto? Perché ho comprato questo libro? Perché sì, nel frattempo io appunto mi trucco. Il fondotinta che vado ad utilizzare è questo di Fogalure 02. Perché ho fatto questo acquisto? Perché io non ho frequentato un'accademia, ho appreso quello che metto in pratica guardando i video di YouTube e neanche da molto tempo. Cioè quello che facevo in genere era sempre molto veloce, nel senso neanche utilizzavo il correttore, neanche utilizzavo il fondotinta, o se lo utilizzavo il fondotinta lo mettevo per coprire gli occhiali. Quindi cipria sotto gli occhi, sotto gli occhi, sopra le occhiaie, un po' di blush, mascara e stop. Questo era il mio trucco, cioè più o meno 5 secondi. Poi la cosa curiosa, cioè, mi sono appassionata a questo mondo beauty, a questo mondo bellissimo, perché non potevo dare sfogo alla mia creatività, sostanzialmente. Mi sono appassionata, sembra strano, ma per una serie di buche non ha niente a che vedere col make-up. Nel frattempo vi dico che diciamo, ho fatto caso a questo fondotinta e mi piace molto, la copertura è media, si può anche stratificare, però tenuto per molto tempo, dopo varie ore, comincia a segnare le linee di espressione. Quindi vi stavo dicendo che mi sono appassionata appunto a questo mondo beauty, che mi sono appassionata così intensamente. Cioè io se potessi farei solo questo tutto il giorno. C'è proprio il mio sogno. Purtroppo a volte con fatica riesco a ritagliarmi del tempo per poter fare questo. E quindi ecco, anche per questo motivo io ho imparato quello che metto in pratica guardando i video. Sì, vi dicevo che tutto è partito da una serie TV. E ora, magari se lo volete sapere ve lo dico, è partito da una serie TV che non ha niente a che vedere col mondo beauty, che si chiama Il diario del vampiro. Non so se vi ricordate Damon, Elena, come si chiamava il fratello di Damon. Comunque, è partito da questo. Ho cominciato in ritardo a guardare questa serie, molto in ritardo, cioè molti anni dopo. Tant'è che quando l'ho vista io c'erano già tutte le 8 stagioni, era finita, strafinita, qualche anno fa, pochi anni fa, 1 o 2 anni fa, 3 anni fa ho visto questa serie e da lì è iniziato tutto. Quindi io ho imparato, come dicevo, ho imparato a truccarmi guardando i video, perché non avevo idea di molte cose. Appunto per questo motivo non ho delle basi. È come quando una persona va a vivere all'estero, poi impara a parlare la lingua, però magari non sa scriverla, ecco. E per me è stata la stessa cosa. Motivo per cui quando ho visto il libro di Basic Gaia, ho pensato perché no, mi piace lo stile di questa content creator. Mi piace lo stile, è simpatica, è ironica, quindi ho pensato potrebbe essere anche divertente vedere delle tecniche nuove. Ero molto curiosa e ho preso il libro. Causa fattore poco tempo, settimana scorsa o leggevo o registravo il video, quindi ho diciamo cominciato a leggere il libro perché ho avuto tra l'altro un'idea che voglio condividere con voi.
Ho cominciato a leggere il libro, ma no, non ho finito, non ho finito. Da quello che ho potuto leggere, da quel po' che ho potuto leggere, il libro è piacevole, scorrevole, tratta vari argomenti. Quello che mi piacerebbe fare è che man mano, che apprendo, delle informazioni nuove, delle tecniche nuove, riesco a migliorare, qualcosa che faccio già, la condivido con voi. Nella prima parte si tratta, l'argomento generico dell'armocromia, della skincare e delle tecniche per, truccare il viso, quindi per fare la base. Ci sono degli argomenti, c'è l'argomento occhi, labbra, viso, e quindi mi piacerebbe trattare ogni sezione. Fatemi sapere che ne pensate. Vi racconto come ho cominciato. Voi vi chiederete cosa c'entra una serie TV con tutto questo, una serie TV che tratta di vampiri con tutto questo. Si può dire che tratta di vampiri con tutto questo? In effetti non molto. Allora, nel frattempo ho dimenticato, cioè non vi ho detto tutti i prodotti. Il primer che ho utilizzato è questo qui di Revolution, mattificante. Poi sotto gli occhi ho messo il primer e ho utilizzato sempre questo di Catrice, anche se per il viso perché è idratante. Il fondotinta l'ho fatto vedere. Poi per fare color corrector, ecco, questa è una cosa che ho letto sul libro e che mi ha aperto un mondo. Ho utilizzato questo insieme ad un'altra notizia, numero 12 di Kiko. Il correttore che ho utilizzato invece è questo di Deborah. Questo di Deborah è la colorazione 03 Sand. E la cipria è questa di Catrice HD Matte, è la colorazione 015N. La faccio vedere già. La conoscete, che voglio dire, matcha benissimo col mio collo, anche se in faccia sono più scuri. Contour. Quindi, intanto, per quanto riguarda la skincare, quello che ho potuto apprendere, perché sai, queste cose tu le senti e a forza di sentirle poi le memorizzi, le impari, non sai perché, sai che si fa così. Quindi, ecco, io parlo di me personalmente. Sul libro, che sto leggendo, ho appreso che la skincare va fatta dal prodotto più liquido a quello più solido, quindi il tonico, il siero, la crema viso e l'SPF, perché, e finalmente ho memorizzato bene questa informazione perché, per me è stato potermi spiegare il motivo per cui c'è un ordine nella skincare, per dare modo ai prodotti liquidi di essere assorbiti. Una volta che si va a mettere un prodotto un po' più consistente, il prodotto liquido ha difficoltà ad essere assorbito. Semplicemente questo è il motivo, ma io neanche me lo chiedevo perché. Ecco, e invece leggendo ho imparato questo. Facciamo il contorno. Dovrei farlo sempre il contour al naso, guardando la camera, perché lo specchio mente. Quindi, diciamo che appunto attraverso questa lettura ho potuto capire il senso dell'ordine nella skincare. E un'altra cosa che io vado a fare in automatico, per esempio la tecnica, cioè il color corrector è andare a coprire una zona in base alla ruota dei colori, mettendo il colore opposto per annullare, nel caso dei rossori, il rosso, nel caso degli occhiali, il nero, il blu, per andare a contrastare, ad annullare il colore. Mentre lo spot concealing invece, col correttore vai direttamente in una piccola parte, in una piccola zona per coprire la discromia. Qual è
è la differenza tra l'una e l'altra? Alla fine io mi chiedevo, fai la stessa cosa, quindi il color corrector è per i colori e lo spot concealing perché metti solo il correttore e quindi non contrasti, alla fine contrasti. E quindi da qui sono andata a leggere qual è la differenza tra il correttore e il concealer. Io pensavo fosse la stessa cosa, invece c'è una differenza. Il concealer ha una texture più liquida, molto simile al fondotinta e serve appunto per andare ad uniformare oltre che a coprire le piccole zone, mentre il correttore ha una consistenza un po' più densa e serve proprio per correggere, per coprire. Ecco, se non avessi letto il libro che ho acquistato, non sarei andata ad approfondire questa informazione. Quindi io pensavo appunto, nel frattempo io sono andata avanti e ho messo bronzer, blush, ho fatto contour e ho applicato lo spray. E quindi io pensavo, se è una cosa che vi può interessare, man mano che approfondisco ogni argomento del libro, una sezione, che ne so, magari l'argomento tratta gli occhi e poi c'è per l'argomento occhi ci sono varie sezioni. Quindi man mano che io vado ad approfondire una sezione, poi condivido con voi nella pratica la tecnica. Cioè facciamo insieme un video su quella sezione che ho approfondito. E quindi ho avuto questa idea. Nel frattempo vi dico, allora, ho utilizzato questo di Catrice, la colorazione 10 se non sbaglio, e poi per fare bronzing ho utilizzato questo di Catrice, poi il blush che ho utilizzato è questo di Kiko, l'ho veramente mischiato con questo di Essence. L'illuminante che ho appena messo è questo qui di Lovely. Per le sopracciglia ho utilizzato il mio gel fissante preferito, che è quello di Essence. E siccome ho dimenticato di metterlo all'inizio, l'ho messo adesso, cioè dopo aver fatto la base, aver messo il fondotinta, la cipria e tutto quanto, e quindi vediamo che cosa succede, perché io in genere lo metto sempre prima. Vediamo se magari resta un po' visibile la colla o se alla stessa maniera di quando lo metto prima di tutto viene poi coperto dalla cipria che io vado ad applicare. Allora, facciamo, mi vedete così lucidina perché ho messo lo spray, ma io non mi so vedere così lucidina. Ora andiamo a mettere altra cipria perché, no, è lo spray, perché dopo 38 secondi mi luciderò tutta. Quindi vado a fare le sopracciglia. La matita che sto utilizzando, quello che resta è di Revolution, e poi vado a definire con questa qui di Focalure. Spero che sia al lato giusto. E la colorazione è 04. Fidatevi. Allora, come ho fatto? Perché è partito tutto da quella serie di V? Ve lo chiedete? Perché io andavo sempre a cercare su YouTube le colonne sonore, le musiche che sentivo nelle varie puntate che andavo a vedere. Quindi poi YouTube che faceva quando io lo aprivo? Mi proponeva, mi consigliava non solo le musiche, le canzoni, anche dei video che riguardavano gli attori, dei brevi video, non so, interviste. Comunque funziona anche su tutto, sulla cipria, sul fondotinta, mi fa scrivere la matita.
Quindi mi consigliava appunto non solo interviste dei vari attori, ma anche dei video. Finché un giorno mi compare questo video di... Ora io non mi ricordo come si chiama l'attrice che interpretava Elena. Mi consiglia questo video di questa attrice che interpretava questo personaggio che è tornata a casa da una serata, si struccava. E quindi io l'ho guardata incuriosita e quando ha tolto tutto il trucco, io ho potuto rivedere nel suo viso le mie occhiaie. Dentro di me è scattata questa molla, nel senso ho visto come può cambiare una persona con il trucco. Può cambiare, si può migliorare, può essere un giorno una persona, un giorno un'altra ancora. Ecco, semplicemente questo è successo. Oggi io sono una rabbia, per esempio. Ho le sopracciglia troppo, troppo, troppo scure. E quindi... sono affascinata dai colori, mi piacciono tutte le cose colorate, tutte, dagli oggetti ai vestiti, ai trucchi, cioè non per niente, sono attratta da tutto quello che è colorato, quindi piastricciarmelo poi in faccia è una cosa che è liberatoria, è curativa, è una terapia. E così è nata la mia passione per il make-up. Fatemi sapere se vi piace l'idea del video su per ogni sezione del libro, così da mettere in pratica, sperimentare, mettere in pratica qualcosa di nuovo, qualcosa da migliorare. Noi ci vediamo. Se vi è piaciuto, lo so, è un caos questo video, però se vi è piaciuto lasciate un like. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi perché così vi aggiorno, vi faccio sapere se ho letto qualche altra pagina del libro, proviamo qualche colore nuovo sul mio viso, magari mettiamo il mascara che oggi non ho messo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti. Ciao!